questo video è per tutta quella gente che vuole perdere peso, dimagrire o... niente, dimagrire, punto. Oggi in questo video vi parlo della Garcinia, Cambogia. Ok, allora, questo è un integratore, come anche la piperina che vi ho fatto il video il mese scorso, credo, non ricordo più. E questo è un integratore alimentare a base di estratto secco di Garcinia Cambogia. E dice che è utile per l'equilibrio del peso corporeo, controllo del senso di fame e metabolismo dei lipidi. Allora, io questa l'ho presa su eBay perché costava, cioè non costava tantissimo su eBay, e insieme a questa mi hanno mandato un altro flacone di piperina. È costato poco, infatti la qualità in base al prezzo si è vista. Nulla, allora, io è vuota perché nel mese che è passato ho preso queste compresse che qua dice che c'è da prendere 2 volte al giorno, una compressa 2 volte al giorno, preferibilmente mezz'ora prima dei pasti. Sì, soprattutto al mattino io la prendevo e ciao mezz'ora, 5-10 minuti al massimo e poi faccio colazione perché sennò, vabbè, come sapete anche nell'altro video, io non riesco a aspettare più di tanto prima di fare colazione dopo che mi sono svegliata. No. Ok, allora, vi dirò, questo prodotto a me non ha contato niente, anzi, cioè, io avevo una fame pazzesca ogni volta, cioè, alla sera, direi sì, alla sera, quando, dopo l'ora di cena, scusate, mi veniva una fame pazzesca, quindi oltre a cena dopo mangiavo chissà cosa, cioè, vabbè, no, non esageratamente perché appunto sono a dieta da 3 mesi e ho perso 10 kg. Diciamo che speravo di più, ma meglio che niente. Meno male che l'ho pagata poco perché se l'avessi pagata tanto, adesso smonto tutto, se l'avessi pagata tanto con quello che mi ha contato, sti cazzi, perché non mi ha contato a niente, e almeno nei soldi... In quello che mi è arrivato c'è anche la piperina che io la preferisco sinceramente, adesso ho ricominciato a prendere la piperina e la piperina davvero adesso io dovrei stoppare e fare copia e incolla tipo, no? Ma non me ne frega un cazzo, quindi continuo. Dicevo che la piperina è davvero utile per il controllo del senso della fame. Questa qua no, quindi non comprate la Garcinia Cambogia. Io ho letto dei commenti su internet che dicevano che questa qua è molto migliore che la piperina. Per me non è assolutamente vero. E nulla, vabbè, vi dirò comunque. Gli ingredienti sono la Garcinia, che è un frutto estratto secco titolato al 60% di acido idrossicitrico. Quella roba lì. E agenti di carica cellulosa microcristallina. Sì, no, diciamo che diamo la colpa alla mia moscia che mi intacco a volte, no? Come vedete sono truccata molto bene per voi, ma mettiamo un accidente. Guarda, oggi sono pure incazzato perché mi hanno appena detto che mi hanno copiato la mia PayPal, che è la carta con cui faccio tutti i miei acquisti. Adesso devo disattivarla, poi dopo devo riattivarla, ma questo dopo alcuni giorni, perché qua, perché là. La gente fa veramente schifo. Comunque, dicevo, le avvertenze sono non superare la dose giornaliera consigliata, cioè 1 o 2 compresse 2 volte al giorno. Comunque, ve lo dico, le compresse sono delle robe così. Cioè, io per mandarle giù stavo tipo mezz'ora con l'acqua in bocca, con la bottiglia così, perché non mi andava giù, non riuscivo.
Ma poi ce l'ho fatta a farmi andare giù. Quanti erano? 30 compresse. Come ho fatto, non lo so. Tutte le mattine sono lì mezz'ora. Cioè, in mezz'ora non è da prenderla ad aspettare di mangiare. Mezz'ora è da prenderla e ingoiarla perché c'è una roba tanta. Comunque, vabbè, dice di tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Chi cazzo dà ste cose dei bambini di 3 anni? Vabbè. Ah sì, poi dice che queste compresse bisogna prenderle mentre si fa appunto una dieta equilibrata, quindi dovete fare sport, dovete mangiare bene, non dovete fare cazzate, e prende queste qua e così vi aiutano, perché se no, se non fate tutte queste cose non vi aiutano, quindi se siete di scarsa fatiche, cronici, non prendetela. Ma tipo anch'io che andavo a camminare tipo 3 volte, sì, 2 volte al giorno, facevo 2 ore a pranzo, 2 ore dopo pranzo, 2 ore prima di cena, non ho contato niente. Vabbè, meno male che, ripeto, è costato poco, perché se no io ne infilavo. Vabbè, boh, modalità di conservazione, conservare in un luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce. Questo io l'ho fatto. Bene, nulla, questo qua lo faccio rivedere, sperando che si veda. Se non si vede, non me ne frega niente, perché tanto non ve lo consiglio. Non fate caso alle scatolotte enormi, perché tanto ci sono solo 30 compresse e arrivavano a metà. Questo qua è a vuoto, questa parte qua. Ma vabbè, l'intelligenza umana. Niente, allora, ho fatto questo video appunto per parlarvi della Garcinia Cambogia, che è un integratore alimentare appunto a base di estratti, a base di estratto secco di Garcinia Cambogia. Ma non prendetelo, no, non fidatevi, a meno che non lo prendiate sul sito apposito, magari queste qua non sono contate perché le ho prese da eBay, ma non credo perché, cioè, la custodia è questa, l'etichetta è questa, è tutto uguale. Boh, non so. Vabbè, niente. Ho finito il video, ho trovato poco, per fortuna. Si posso andare a mandare Madonna in giro perché sono incazzata per questo fatto da PayPal. E nulla. Ci vediamo al prossimo video e mi dispiace per questa settimana se non ho fatto, se non abbiamo fatto insieme alla Marti il video challenge, ma lei è in vista di un esame, quindi deve studiare. E speriamo nella prossima settimana di fare qualche challenge, di mettere altri video divertenti. E nulla, vi saluto, ciao!